Spostati in un altro luogo storico caratteristico di questo comune di Fossa Cesia. Ci troviamo a Palazzo Maier e siamo in compagnia della signora Marisa Paolucci, proprietaria di questo stabile meraviglioso. Allora, signora Marisa, grazie per averci ospitato un palazzo splendido. A quando risale? Ecco il palazzo è del 1835, però devo dire che il fatto di essere proprietaria di palazzo non è il punto principale, la cosa che mi mi implica un impegno è la presidenza dell'associazione che cura le manifestazioni e alcuni temi della cultura locale e quindi questo è un posto che viene visitato dai turisti o anche dalle classi delle scuole che vengono in visita di, di istruzione perché qui Proprio in questa cantina che abbiamo lasciato negli anni Sessanta, quando ne abbiamo preso di nuovo possesso perché era stata abbandonata, la, il palazzo era stato abbandonato, l'abbiamo lasciata come era, quindi le stesse strutture, pavimenti e tutto il resto, per poter testimoniare quello che era successo in questi luoghi, perché già. Entrando nell'androne, la prima scritta che ho lasciato intatta proprio a gessetto da parte delle, delle, dei soldati che sono stati, eh, sono stati ammassati in questa cantina e era Abandon Hope, you enter here, e cioè il verso dantesco, abbandonate ogni speranza voi che entrate, perché questi soldati indiani che mia suocera mi dice di aver incontrato spesso durante i trasferimenti in altre proprietà, e questi soldati vivevano qui entrando a sinistra, entrando a destra, eh, c'è un'altra un zona che era la, la cappella di famiglia, cappellina risalente al 700, dedicata a Sant'Antonio, che eh, i Mayer, costruendo il palazzo, hanno inglobato, quindi c'era una specie di, di accordo di, poterla, di doverla mantenere. E lì c'è scritto cuchena, che appunto indica l'uso che ne avevano fatto loro e qui, lì cucinavano, c'era una specie di cucina di campo diretta della guerra che è passata. Poi subito dopo con l'associazione abbiamo curato questa mostra permanente, questa mostra fotografica e di cui poi alcune immagini vedrete e che è la mostra eh, diciamo, eh, che riconduce a quegli eventi con il generale Campbell che aveva il comando militare nel piano nobile, con eh, i vari incontri con, le, insomma, con la popolazione che curava l'alimentazione, la, il cibi e i prasti del, del generale. Insomma, c'era qui una vita durante la guerra. Viaggiamo ancora nella storia in questo splendido palazzo Maier in compagnia di Marisa che ci fa da Cicerone. Questa volta ci siamo spostati, Marisa di solo un portone per arrivare in un posto eh, incantevole che adesso i nostri amici telespettatori vedranno attraverso queste immagini, ma eh, che noi invitiamo davvero di venire a visitare perché è un posto stupendo. È una, eh, se vogliamo, una sala museale ma allestita così come era all'epoca, come ci dicevi tu, Marisa. Lasciato tutto così com'è? Sì, in effetti eh, la, non è una ricostruzione con elementi dall'esterno, abbiamo soltanto eh, diciamo, sistemato alcune cose che eh, ci sono pervenute nelle, non lo so, nei bauli della dote, perché la dote delle sorelle Maier erano una dote consistente, quindi tutte le biancherie, adesso vedremo sopra anche, le biancherie, i manufatti per la cucina, eccetera, erano in sovrabbondanza e quindi sono arrivati persino a noi, quindi abbiamo potuto riutilizzare gli stessi per poter poi eh, allestire questo museo che mh, diciamo, è il museo della borghesia e quindi la borghesia ottocentesca era una borghesia movimento perché nell'ottocento verso la fine dell'ottocento ci fu la trasformazione di tutto l'assetto sociale dalla borghesia terriera alla, alla prima imprenditoria nei commerci nella, nella zona diciamo nel nord c'erano anche le prime industrie quindi nei primi del novecento ci, ci fu questa trasformazione di tutta la società e qui si sentì si sentì abbastanza però era ancora un processo lento che doveva arrivare al 1974 quando ci furono le leggi sulla mezzadria che poi eh, livellò eh, i, vari, eh, i, vari, i vari strati sociali. Quindi con l'abbandono la, delle terre da parte dei grandi proprietari terrieri ci fu una perequazione dello Stato eh, sociale. Quindi la casa museo della borghesia... Eh, rappresenta proprio questo passaggio e uno degli elementi che avete anche visto penso o che vedrete è la fontana qui di fronte la fontana delle cinque cannelle che è stata costruita dopo il palazzo perché il palazzo è del 1835 la fontana è del 1888 e fu costruita quando proprio cominciò ad essere insufficiente l'acquedotto la, la, quindi bisognava eh, potenziare eh, l'acqua nella città, in paese insomma prima c'era una fonte oltre la chiesa di San Donato in campagna, cioè nella parte nel, nel fossato e lì era difficile raggiungerla e quindi nel 888 fu costruita questa fontana e Fu costruito anche il lavatoio, il lavatoio ottocentesco, dove le donne andavano a lavare il bucato delle varie famiglie. Prima di questa data, le donne dovevano andare, come ci testimoniano i vari testi storici, dovevano andare al fiume a lavare il. Le... E quindi andavano presso le famiglie abbienti, caricavano i bucati tutti da diciamo, biancheria cifrata, andavano a lavare, poi rientravano e ridavano la biancheria cifrata e contata alle famiglie di provenienza. Poi con l'introduzione della fonte e del lavatoio invece cominciarono a cambiare le condizioni della donna che cominciò ad essere aiutata nella sua diciamo, conduzione casalinga e mia suocera che era l'ultima erede della famiglia Maier si ricorda quando il loro, il loro eh, socio, cioè il mezzadro, il fattore, insomma il capo dei soci, stava proprio alla base della fontana e aveva la, il compito di tenere a bada un tubo che portava l'acqua dalla fontana fino alla casa, quindi era una persona che era servita a, questo, a questa funzione, quindi erano veramente delle condizioni che oggi considereremmo quasi disumane, insomma molto eh, spregevoli, no? però allora era così. E quindi questo è lo stato di questa casa che è una una casa diciamo, della ricca borghesia terriera, non nobiliare devo dire, la ricca borghesia terriera era un gradino al di sotto della classe nobiliare, però faceva di tutto per, diciamo, per mantenere uno standard di vita abbastanza elevato per poter poi entrare di diritto nelle famiglie nobili e quindi si intrecciavano con i matrimoni queste eh, componenti. calpestando Poi, tra l'altro, questo pavimento, questi tappeti, eh, davvero si, si ha l'impressione di tornare indietro, di eh, quasi 200 anni, perché davvero eh, gli arredi, eh, la carta da parati, ma proprio tutto fa davvero immaginare che qui ci sia ancora della gente che ci vive. Eh, Marisa, descrivici un po' gli ambienti. Noi qui, dove ci troviamo, per è esempio? Uno studio, uno studio, diciamo, del proprietario, insomma, aveva una zona più riservata. Nella parte successiva, nella stanza accanto, è una stanza adibita alla, al fumo, insomma, al fumo, fumoir degli uomini che si, fino al pranzo si potevano ritirare e c'era anche la musica, ci cioè stavano degli strumenti, abbiamo anche ritrovato degli strumenti musicali con delle, eh, delle, mh, delle, mh, dei pezzi proprio che venivano utilizzati nelle serate e Nello stesso piano c'è sulla nostra destra una sala da pranzo con tutti i manufatti che abbiamo ritrovato in casa, quindi tutta l'apparecchiatura la, che vedrete e quella della, delle posate, dei bicchieri, tutto quello che c'è, erano proprio della famiglia. E poi la cucina, la cosa interessante è che c'erano due cucine, una la cucina di servizio normale dove le cameriere, le domestiche allora venivano chiamate serve e mh, queste signore, queste donne facevano il loro lavoro lì. Poi c'è una seconda cucina che era proprio per poter attrezzare tutto quello che serviva in casa, quindi per poter conservare i formaggi, i salumi, e le marmellate, i pomodori, che veniva fatto in una cucina secondaria. Sono degli ocali così autentici. Invece ci dicevi, nel piano superiore invece c'è una zona eh, da letto, diciamo. La, la zona superiore sono le camere da letto che naturalmente sono state poi eh, suddivise, perché noi qui siamo in un'ala che è stata suddivisa quando sono morti i Mayer. Diciamo della precedente generazione. E allora le quattro eredi hanno avuto ognuna un'ala, ma prima tutto il palazzo era comunicante, quindi si andava da questa ala a quella dove abbiamo visto adesso o dopo, non so, la, la mostra della guerra, che hanno due portoni separati, però dentro erano consecutive le sale, quindi, qui sopra, adesso vedremo alcune camere da letto, eh, diciamo arredate come erano allora. Allora, diamoci infine, Marisa, eh, degli appuntamenti con i nostri telespettatori che ci seguono quando è possibile visitare eh, questo Museo della Borghesia e eh, quando è possibile visitare invece il Museo della Guerra in modo tale che possono appuntarsi i giorni e gli orari di apertura. Ma l'estate siamo aperti su prenotazione, quindi l'associazione che cura... L'allestimento e il mantenimento delle esposizioni e di tutto, e anche l'illustrazione è disponibile durante l'estate, dal mese di giugno al mese di settembre, compreso tutti i pomeriggi o anche la mattina, però, su prenotazione all'associazione che fa riferimento. L'associazione Itaca Itaca. E iniziative per il turismo, l'agricoltura, la cultura e l'ambiente, quindi i quattro sistemi importanti che connotano un territorio e, e su questo poi noi se abbiamo le richieste facciamo dei piccoli gruppi, non più di dieci persone di solito, con una bigliettazione minima e su questo possiamo, fai, diciamo, mh, possiamo essere presenti. Bene, così sarà possibile visitare Fossa Cesia, vivere Fossa Cesia attraverso la storia, anche di questo posto bellissimo, attraverso la cultura e attraverso il lungomare meraviglioso che abbiamo visto.